Sarà pubblicato ad aprile, subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021, il bando ristori del Comune di Prato per aiutare le realtà economiche cittadine più colpite dalla pandemia. L'assessorato alle attività produttive, guidato da Benedetta Squittieri, anche in contatto con i rappresentanti delle categorie economiche, sta definendo gli ultimi aspetti di questa partita che porterà nelle tasche degli imprenditori soldi immediatamente spendibili. Mentre nel 2020 il Comune ha aiutato il mondo produttivo indirettamente alleggerendo la tari e nella bella stagione mettendo a disposizione gli spazi esterni per permettere a bar e ristoranti di garantire le distanze tra i clienti senza dimezzare il numero dei tavoli, per il 2021 sono in arrivo aiuti in forma di liquidità immediata. In sostanza il Comune metterà i soldi direttamente nelle tasche degli operatori economici più colpiti dal Covid, a cominciare dal commercio ma coprendo anche attività particolari quali le palestre. Vediamo almeno di arrivare a 1 milione di euro. Sono soldi che a noi mancano, nel senso che li togliamo dal nostro bilancio, però in questo momento, vista l'ulteriore momento di chiusura che tante aziende stanno subendo, la contrazione comunque vada del lavoro, ci sembrava giusto mandare un messaggio che è certo anche economico, ma anche di vicinanza delle istituzioni più vicine. Per i dettagli bisognerà aspettare ancora, ma è comunque una notizia importante, soprattutto per le piccole attività che da un anno lavorano poco e a singhiozzo, alle prese con il lockdown e zone rosse, ma anche con la ridotta capacità di acquisto di tanti cittadini. Proprio oggi Confcommercio ha annunciato la mobilitazione permanente delle imprese del terziario. La prima azione sarà la realizzazione di un'indagine sulla situazione dell'occupazione nei settori del commercio, del turismo e nei servizi nella provincia di Prato in epoca Covid. Il risultato sarà presentato entro fine mese.